vogliono pensare che non è in questa manifestazione. Qual è il messaggio che arriva? Perché ci sono tante manifestazioni per la pace. Beh, il nostro è molto più radicale di tutti gli altri e anche molto più coerente, perché al contrario del Movimento 5 Stelle o magari anche del PD che sfilerà per la pace, noi non abbiamo mai sostenuto né le sanzioni contro la Russia neppure l'invio di armi in Ucraina. Vi faccio una provocazione, è un pensiero molto simile a quello che ha esternato Berlusconi questa settimana. Paradossalmente sono costretto a rivalutare Berlusconi, che rischia di diventare l'unica opposizione parlamentare del paese, ma così è. Quindi condivide, diciamo, un po' il suo pensiero che è stato intercettato, diciamo, da audio. Sì, ma quello sì, lo condivido. E il paradosso è che tutto il mondo che stava con Berlusconi oggi è contro Berlusconi perché dice delle cose eretiche. Ma Berlusconi ha detto assolutamente le cose giuste. Dove siete? No, sì, da dove venite? Allora, io sono a 200 km da Odessa e loro sono russi. È un pensiero molto simile a quello che ha esternato Berlusconi nella settimana scorsa. Beh, trovo strano che il giornalismo italiano abbia, come dire, attaccato Berlusconi non tanto per il merito delle cose che ha detto, ha più cucinato sui rapporti tra Meloni e Berlusconi, ma non si è andati a vedere il merito di queste cose che sono state dette da Berlusconi, anzi in genere si è fatto anche una battuta così molto pesante sulla sua capacità di intendere e di volere. È un giornalismo che fino a qualche mese fa strisciava nei confronti di Berlusconi, e lo stesso giornalismo non tiene conto, quando discute ad esempio delle capacità, diciamo così, psicofisiche del presidente americano, non si permette di dire le cose che sono state dette a Berlusconi. Lui che ha esternato un pensiero simile al nostro, no? Che, però lui lo ha fatto perché c'è un settore della borghesia italiana tra cui lui è il massimo rappresentante che fa affari con Putin, e avendogli messo il blocco ci va a perdere degli affari, c'è anche questo da dire. C'è molta ipocrisia. Lei condivide però quello che ha detto Berlusconi? Beh, io ho una mia linea politica, non aspetto che la dica Berlusconi.